Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su GDR Addicted, nuovamente con Slam Dunk Mobile Game. Quest'oggi parleremo di una cosa molto importante nel gioco, ossia i diamanti, come ottenerli e come spenderli correttamente. Lasciatemi dire innanzitutto che sono contento di portare questo gioco perché in Italia siamo in pochi per ora a giocarlo e sono veramente felice di poter magari dare una mano a molti di voi che ci hanno cominciato a giocare da poco o vogliono cominciare proprio vedendo i miei video. Detto questo, passiamo subito alla ciccia della questione di oggi. Allora, come vi avevo già accennato nel video introduttivo, uno dei modi principali per acquisire nuovi personaggi e nuove risorse e potenziare i PG che abbiamo scelto è proprio quello di spendere i diamanti, ok? I diamanti possono essere ottenuti in tanti modi, ovviamente la maggior parte dei modi include quella a pagamento, quindi nello shop. Ci sono vari profili che vi consentono di, ad esempio, eccolo, questo, ci sono diverse offerte che potete avere per acquisire questi diamanti e utilizzarli poi come meglio credete, ma quello di cui io vi voglio parlare è come ottenerli in maniera free, quindi giocando al gioco semplicemente senza shoppare, che vorrei ben vedere se molti di voi preferissero shoppare o giocare gratuitamente. Comunque, detto questo, esistono in realtà diversi metodi con cui è possibile accumulare diamanti. Il primo fra tutti è quello dell'accesso giornaliero. Il Daily Login Reward, infatti, è una tabella mensile che ci darà delle ricompense giornaliere ogni volta che noi accediamo al gioco. Nello specifico vedete che non tutti i giorni ci verranno dati dei premi in diamanti, ma ci saranno delle giornate specifiche che sono appunto la fine della seconda, terza e la quarta settimana in cui ci verranno dati come ricompensa dei diamanti. Il Daily Login Reward infatti ci darà una ricompensa mensile di 500 diamanti, circa, se vogliamo fare proprio un calcolo, circa 125 a settimana. Ed è un piccolo ammontare di diamanti che possiamo garantirci semplicemente facendo il login ogni giorno. Dopodiché abbiamo un'altra fonte giornaliera di diamanti, che è appunto il Daily Collected Offer. Questo Daily Collected Offer, come potete vedere, garantisce 25 diamanti e 150 medaglie PvP a seconda del periodo in cui facciamo, della giornata in cui facciamo il login. Possiamo farlo in due momenti della giornata, il noon login, quindi quello mattiniero che va dall'una di notte fino alle 10, o quello del pomeriggio che va dall'una del pomeriggio alle 10 di sera. Considerate però che dovete verificare il fuso orario con cui è settato il vostro gioco, perché l'ora indicata è quella del gioco, non quella reale, ok? Faccio vedere ad esempio da me, ora che sto registrando sono le 3-5, ma in realtà l'applicazione qua su, vedete, a me segna le 20:54, quindi bisognerà stare molto attenti e verificare che l'orario sia giusto per poter ottenere le ricompense. Quindi fatevi i vostri calcoli e ricordatevi di loggare nel periodi giusti. Queste ricompense ci garantiscono quindi 50 diamanti al giorno, che fanno poi 350 diamanti a settimana, per un totale di 1400 diamanti al mese. Quindi anche questo è un ottimo bacino di raccolta di diamanti. Bisogna ricordarsi però di riscattare le ricompense giornalmente entrambi gli orari, ok? Stateci attenti perché rischiate veramente di perdervi tante risorse. Il terzo metodo per raccogliere diamanti, aspettate che ve lo trovo, è attraverso, eccola qui, la Diamond Lucky Bag. La Diamond Lucky Bag è un pacchetto gratuito che potete riscattare ad ogni accesso, ogni giorno, e che vi dà la possibilità di avere sicuramente 18 diamanti. In più avete una piccola possibilità di guadagnarne altri 88, molto piccola, io finora non l'ho mai avuta. Però è anche questo un piccolo aiuto che vi può dare il gioco per accumulare questi diamantini, che sono veramente utilissimi.
Se facciamo un piccolo calcolo, infatti a settimana avremo 126 diamanti dalle Lucky Bag e circa 504 a fine mese, che si vanno a sommare a quelle precedentemente dette. Poi magari faccio anche uno schemino riassuntivo, così vedete bene tutte quante le, diciamo, la quantità finale di diamanti che potete ottenere. Ma passiamo ora all'argomento forse più interessante, più importante, e che ci garantisce più diamanti rispetto a tutti gli altri metodi, ossia le missioni giornaliere. Le missioni giornaliere sono la fonte principale di maggior guadagno di diamanti. Come potete vedere, ogni giorno cui facciamo accesso ci vengono date delle missioni da compiere, ad esempio fare 30 passaggi, partecipare in 5 partite, vincere una partita, ottenere 2 MVP e via dicendo. Ogni volta che noi completiamo una missione, ci vengono dati dei punti che vengono identificati quassù sotto Daily Activeness. Questi Daily Activeness ci sbloccano poi delle ricompense. Vedete, io ho cliccato su quello da 30 punti e mi dà già 40 diamantini. Se vediamo, ci danno tutta una serie di premi fino all'ultimo, che sono 100 diamanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi completiamo con successo tutte le missioni giornaliere sbloccando tutti questi premi qua in cima, questi qua, ci verranno dati ogni giorno 140 diamanti. Inoltre, a fine settimana verranno accumulati anche qui dei punti, e guardate un po' qual è il premio da 1000, ulteriori 200 diamanti. Capite bene che guadagnando 140 diamanti al giorno, a fine mese avremo un ammontare veramente enorme di diamanti da parte. Nello specifico, alla fine della settimana avremo 1600 diamanti se siamo riusciti a completare tutte le missioni, e a fine mese 6400 diamanti. Rendetevi conto, 6400 diamanti sono veramente tanti. Considerate che per acquistare in maniera certa un'abilità, un tratto con cui potenziare i propri personaggi, ce ne vogliono 8000. Quindi già a fine mese, facendo soltanto tutte le missioni giornaliere e quindi automaticamente anche le missioni settimanali, avrete 2/3 abbondanti dei diamanti utili per sbloccare i tratti. Un'altra fonte di diamanti, ovviamente meno ingente rispetto a quella che abbiamo appena visto, sono le Club Rewards. Le Club Rewards sono delle missioni giornaliere che ci vengono affidate e che ci daranno dei punti, man mano che le completiamo, che aumenteranno questo tabellone qui. Ovviamente ogni ricompensa, come potete vedere, ci garantirà non solo dei diamanti, ma magari anche qualcosa in più. Questo però è molto importante da far capire a tutti i membri del vostro club. Jokers, qui sto parlando con voi, ossia al mio club. Dobbiamo darci sotto tutti, perché è la somma di tutti i giocatori che fanno le missioni giornaliere del club che ci consentiranno di raggiungere l'obiettivo finale e accumulare più diamanti possibili. Quindi fate le missioni giornaliere vostre singole, ma soprattutto anche quelle del club, e così dovrebbero fare i vostri compagni, ok? Questo perché... No, scusa Adri, sto registrando. Perché a fine settimana le missioni giornaliere del club ci daranno fino a 140 diamanti, che moltiplicati poi per 4 settimane ci porteranno a fine mese a ben 520 diamanti, ok? Quindi spronate i vostri compagni di club, dovete fare le missioni di club, mi raccomando. Infine, l'ultimo punto che ci consentirà di raccogliere diamanti sono le compensazioni giornaliere dovute alla manutenzione dei server. Come tutti i giochi gacha, vengono effettuate delle manutenzioni giornaliere dell'applicazione dei server, per cui il gioco andrà down per un tot di periodo di tempo, e di solito gli sviluppatori ci danno delle risorse, delle ricompense per allietare un po' il nostro umore e non farci sbroccare per via della mancanza del gioco. E nello specifico, in questo caso, l'ammontare può arrivare fino a 800 diamanti al mese. Quindi anche qui è una bella sommetta che ci può aiutare a sviluppare i nostri personaggi. Come potete vedere, qui vi ho riassunto in una tabella tutti quanti le fonti di guadagno dei nostri diamanti, così come il totale sia per settimana che mensile. Infatti possiamo osservare che se calcoliamo tutti i diamanti guadagnati una settimana, settimanalmente, se facciamo tutto quello che dovremmo fare correttamente, dovremmo avere 2531 diamanti,
mentre invece a fine mese ne avremo 10.124. Capite bene che a fine mese, se riuscissimo ad avere quella cifra, vorrebbe dire che nel giro di due mesi e mezzo, riusciremo ad acquistare tutti i tratti, tutte le abilità del personaggio principale che ci interessa sviluppare e in questo modo completarlo perlomeno a livello base. Una cosa molto importante, ragazzi, questa veramente molto importante. Ma ora vi voglio passare a parlare di come spendere questi famosi diamanti, perché non tutto quello che ci viene proposto dal gioco merita, vale la spesa dei nostri preziosissimi diamanti che abbiamo così tribolato ad accumulare, ok? Allora, primo consiglio: non pullate mai negli eventi Slam Dunk, a meno che non abbiate intenzione di shoppare. Questo perché, a meno che non avete una fortuna sfacciata, molto difficilmente riuscirete ad ottenere il profilo del giocatore in questione. Questo perché ve lo faccio vedere. Nella sezione degli eventi il drop rate è veramente molto molto basso. Allora, dove sta? Eccolo. E questo è il drop rate della Slam Dunk Machine di Nobunaga Kyoto, che è quel personaggio che vi ho fatto vedere. Come vedete, avete l'1% di possibilità di prenderlo. E il resto è tutto molto più alto, no? Questo vuol dire che spendereste tantissime risorse prima di poterlo veramente ottenere. E guardate, si inizia con 10 diamanti, ma poi si va avanti con coupon. I coupon sono delle risorse che sono acquistabili solo tramite lo shop. Vedete, sono questi simbolini qua, no? E sono acquistabili, soltanto tramite lo shop. Shoppando infatti certi pacchetti, fatemi vedere se ve li trovo, avete la possibilità di accumulare dei coupon. Sono scemo pure io, scusatemi, non li trovavo. Eccoli qua, vedete, questi sono i coupon e sì, sono risorse che vengono a costarvi soldi reali, quindi sono risorse che si pagano, si shoppano. Per cui io vi sconsiglio caldamente di investire vostre risorse, diamanti, ma soprattutto soldi sullo Slam Dunk Machine. A meno che voi non siate d'accordo nel volervi spendere soldi per acquistare giocatori, poi quella è una vostra scelta. Però vi sconsiglio di partecipare a questi, si chiamano spin event, ok? L'altro spin event di cui vi voglio parlare è appunto la slot machine. La slot ti consente di acquistare dei cristalli, che sono questi qua, cristalli che poi puoi anche scambiare per ottenere profili giocatori o training card dei personaggi. Nello specifico, qui avete la possibilità di acquisire sia Kenji Fujima che Akira Sendo, che sono due personaggi molto validi, soprattutto Sendo, e che potete acquistare soltanto appunto ottenendo nello spin il cristallo. Ora, anche qui, o siete estremamente fortunati a trovare il cristallo, perché la percentuale di uscita del cristallo è molto molto bassa, oppure dovrete raggiungere, vedete qua, current luck, dovete raggiungere le 200 pullate. Come però potete ben vedere, una singola pullata vi viene a costare 60 diamanti. Quindi, facendo un rapido calcolo, dovrete sborsare circa 10.800 diamanti per assicurarvi un cristallo. 10.800, quindi vuol dire che la maggior parte dei diamanti messi da parte in un mese vi andrà via per acquistare solo il personaggio, quindi non per averlo al massimo. Dovrete infatti spendere anche diamanti poi per potenziarlo. E considerando che le carte abilità costano all'incirca, se non vado errato, sui 300 diamanti, dovrete spendere perlomeno una cifra intorno ai 15.000 diamanti per potenziare il personaggio. Questo perché almeno dovrete acquisire 50 training card. Di solito è quella la cifra media per sbloccare tutte le varie abilità e mosse che il personaggio non ha a livello base. Quindi per un totale di circa 26.000 diamanti avrete un personaggio da cristallo leggendario fullato a pieno. A voi, insomma, la considerazione se ne vale la pena o meno. Facendo anche qui un rapido calcolo, vi ci vorranno circa 2 mesi e mezzo per poter
acquistare un personaggio da cristallo, quindi da slot, e potenziarlo al massimo. A voi valutare se ne vale la pena o meno. Personalmente io vi consiglio di conservarvi i diamanti e usarli solamente qua, nelle vostre abilità, nello specifico nella slot delle abilità. Anche qui, come potete vedere, ogni singola pullata vi costa abbastanza perché sono 80 diamanti, però considerate che ne avete una gratuita giornaliera, così anche come nella slot machine, e poi anche qui, raggiunti le 100 pullate, avrete la possibilità addirittura di scegliere voi tra le abilità i tratti presenti. I tratti sono molto importanti perché sono, diciamo, la base su cui dovrete poi buildare il vostro personaggio. Ad esempio, io su Miyagi ho Perfect Defense, come vi avevo fatto vedere nel precedente video, e qual era l'altra che avevo trovato? E Punisher in questo caso l'ho acquistata proprio dopo aver raggiunto le 100 pullate, che sono circa 8000 diamanti. Per questo vi dicevo, in un mese riusciamo ad acquistare un tratto, perché al mese avremo 10.000 e passa diamanti, e 8000 ce ne serviranno per acquistare un tratto. Poi, se siete fortunati, magari lo ottenete anche pullando singolarmente qui nel banner delle abilità. Però intanto, arrivando a 100, siete sicuri di potervelo scegliere. L'altro che mi serve è Interceptor, ma sto mettendo da parte risorse per quello. Vedete, sono a 1700 diamanti circa. Quindi io personalmente vi consiglio di iniziare a spendere diamanti solo qui. Vi sconsiglio di farlo nella slot, semplicemente perché sareste in netto svantaggio, poi con altre persone che nelle ranked hanno fatto questo tipo di ragionamento, ossia privilegiare le abilità rispetto al personaggio. Bene, detto questo, ragazzi, io penso di aver riassunto tutto un po' le nozioni principali che bisogna sapere per come acquistare i diamanti e come spenderli correttamente. Ah, una piccola cosa non vi ho detto: effettivamente ci sono anche altri metodi per acquistare i diamanti, che sono quello di effettuare la modalità storia. Anche qui vedete, ci sono degli episodi, ogni episodio vi può dare delle ricompense in diamanti, vedete? Per cui è molto importante, come in ogni gioco, perlomeno all'inizio, finire la modalità storia, oppure anzi anche fare le side story, perché come vedete anche qui vi danno, a seconda dei premi che raggiungete, dei diamanti. Quindi molto importante, oltre alle attività giornaliere che vi ho fatto vedere, fate anche la modalità storia e le modalità side story, ok? Bene ragazzi, per qualsiasi cosa io sono a disposizione, voi scrivetemi pure nei commenti, vi invito a mettere mi piace, a condividere il video e iscrivervi al canale se questo gioco vi sta incuriosendo o vi appassiona, e se volete saperne di più. Ci vedremo prossimamente con video tutorial su come cominciare a giocare correttamente, quindi quale è la forma mentis, l'intento migliore con cui cominciare, e quali personaggi magari sviluppare in maniera primaria, e poi faremo anche altri video su magari player review o altre cose. Magari farò anche dei video aggiornamento con tutti gli eventi che usciranno piano piano. Tra l'altro, oggi, che è il 30 gennaio quando registro, è uscito un nuovo evento in cui vi consentono di accumulare delle risorse tramite la risoluzione di obiettivi per acquistare proprio delle abilità. Quindi ben venga. Bene ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Un ciao da Spike.